Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Giulia Grillo, Ministra della Salute, grazie per essere stata con noi, così come ringraziamo Daniela Minerva, collega di Repubblica. Ci fermiamo due minuti, è già entrata qui in studio Nicole Ramadori, perché affrontiamo un tema, e già ho visto che agli ascoltatori è caro, perché hanno già scritto e le voci degli ascoltatori ovviamente entreranno nella nostra trasmissione, che riguarda il numero unico, l'112, e vi ridò il numero invece per scriverci e poi intervenire in trasmissione, che è 335-699-2949. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 9.36, vi dicevo, il numero unico 112, gli ascoltatori molto stanno scrivendo, anche su Facebook, esprimendo in larga misura critiche, a seconda delle regioni, a seconda dei contesti, ma insomma è un argomento, un tema di cui ci parlerà Nicole Ramadori, che si è seduta qui accanto a me anche per spiegarlo e analizzarlo, insomma, in tutti i suoi dettagli, sua efficacia, progresso o regresso. Nicole. Buongiorno, allora sì, innanzitutto spieghiamo che cos'è l'112, è un numero, lo spieghiamo perché non è operativo, non è attivo in tutte le regioni italiane, quindi magari alcuni ascoltatori non lo conoscono, è il numero che sta sostituendo il 118, il 115, il 113 e il 112. In sostanza, quando una persona chiama uno di questi numeri non rispondono più gli operatori del servizio sanitario, i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, ma rispondono gli operatori appunto del numero unico di emergenza 112, che poi smistano le chiamate. Ultimamente ci sono stati diversi episodi di cronaca, di cui magari poi parleremo, che hanno registrato delle vittime e che hanno fatto riparlare di questo numero. È riscoppiata la polemica perché questo numero in sostanza è stato messo sotto accusa, è stato criticato perché spesso considerato come una delle cause dei ritardi negli interventi di soccorso. Allora, iniziamo subito a salutare magari i nostri ospiti, perché ce ne sono tanti già in linea. Buongiorno Gianni Cacciatore di CONAPO, il sindacato autonomo di Vigili del Fuoco, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Danilo Bono, direttore vicario della Sanità in Piemonte, poi piano piano spiegheremo e daremo i ruoli di tutti. Buongiorno dottore, buongiorno dottor Balzanelli, direttore del 118 di Taranto, e buongiorno anche a Livio De Angelis. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo a parlare, a capire, noi non vogliamo mettere sotto accusa questo numero, naturalmente vogliamo solo capire se funziona, che cosa è cambiato rispetto a prima, se questo numero ha migliorato o ha peggiorato gli interventi in emergenza, se ha allungato o ridotto i tempi appunto dei soccorsi. Allora, diamo proprio la parola a voi che siete esperti, siete addetti ai lavori. Volevo partire però da un caso di cronaca di metà giugno scorso, perché è un po' uno degli ultimi casi di cronaca che appunto ha fatto riscoppiare un po' la polemica. C'è stato un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio di Messina, sono morti due bambini ed è scoppiata appunto la polemica sui ritardi nei soccorsi, perché un vicino di casa di questa famiglia avrebbe detto che tra la telefonata di richiesta di soccorso e la risposta poi dei vigili del fuoco sarebbero trascorsi troppi minuti. E quindi si è ipotizzata la responsabilità anche di questo numero unico 112, che è quello di Catania, che tra l'altro ha tempi di risposta velocissimi da quanto leggevo. Però Gianni Cacciatore, CONAPO, sindacato autonomo Vigili del Fuoco, lei è anche capo squadra dei Vigili del Fuoco ed è appunto il dirigente che in qualche modo si occupa dell'112. Ci sono stati vari comunicati del CONAPO proprio di denuncia rispetto al funzionamento di questo numero unico, sistema farraginoso ed inadeguato, con anomalia nella gestione delle chiamate che portano a ritardi e mancate attivazioni delle squadre dei Vigili del Fuoco. Cacciatore. Dunque, guardi, io non entrerò nel merito del caso da lei citato. No, perché, certo, ecco, c'è un'inchiesta e un'indagine in corso, lo ricordiamo, ci mancherebbe altro. Sì, ma parliamo di orari presi con gli orologi, quindi anche semplicemente lo sfasamento fra un orologio e l'altro, siccome si parla di decine di secondi o pochi minuti di ritardo, ora diciamo non può certo essere oggetto di discussione, è tutto da accertare, lo faranno gli organi competenti. Certo. Noi abbiamo iniziato a preoccuparci dell'avvento del 112 quando, da soccorritori che tutti i giorni e tutte le notti sono per strada a soccorrere, ne abbiamo provato sulle nostre spalle le inefficienze, comunque le problematiche. Io per essere schematico inquadrerei tre problemi fondamentali. Intanto, sì, il passaggio in più della chiamata dal call center di tipo laico, che senza alcun dubbio procura un aumento del tempo di intervento,
E un secondo problema importantissimo, che è quello della formulazione dei protocolli di intervento che diciamo, determinano la modalità di passaggio della chiamata dal PSA più 1, che sarebbe la centrale 112 che riceve per prima la chiamata, al PSA P2, che sarebbe l'ente che per primo viene allertato in funzione della competenza, quindi del tipo di evento, e che da quel momento avrà la responsabilità di gestire l'intervento in toto, allertando altri enti se lo ritiene necessario. Questi protocolli che sono stilati dal Viminale, ricordiamolo. Questi protocolli sono stilati dal Viminale, ma hanno avuto degli importantissimi, delle importantissime modifiche che vengono passate come adattamenti alle realtà locali, secondo noi non lo sono, fatte per opera delle regioni e vidimate sempre da una commissione interforze ministeriale. Sono protocolli oggettivamente sbagliati, le faccio solamente un esempio. Questi protocolli prevedono, nella stragrande maggioranza delle regioni, credo che la Liguria sia l'unica a fare eccezione, che lì dove c'è la vita umana in pericolo l'ente che viene allertato per primo è il 118. Ora basta guardare qualsiasi altro posto del mondo avanzato dove esiste il 112 e vedremo che dove esiste il rischio tecnico l'organo che deve intervenire per primo è l'organo di soccorso tecnico, perché se noi prima non effettuiamo il salvataggio della persona, che può trovarsi in un pozzo, può trovarsi sotto un crollo, può trovarsi in una zona in cui ci sono rischi legati alla presenza di sostanze tossiche, rischi elettrici e via dicendo, se prima non si effettua questo salvataggio non è possibile nemmeno soccorrerla dal punto di vista sanitario. Questo è un difetto macroscopico enorme delle procedure che secondo noi riflette molto la sanitarizzazione. Ma poi, cacciatore, non c'è la chiamata in contemporanea a tutti? No, non c'è questa chiamata in contemporanea perché la chiamata in fonia, cioè la telefonata, che è sostanzialmente il mezzo fondamentale attraverso il quale l'operatore, discutendo con la persona che richiede il soccorso, può capire quali sono le risorse da inviare sul posto. Questa telefonata, come lei comprenderà bene, può essere passata solamente ad un ente. Semmai il secondo la potrà ricevere successivamente, però quando io chiamo il 112 la mia chiamata viene trasferita ad un ente in funzione di questi protocolli che secondo noi sono errati, e poi sarà quell'ente a poter parlare con me, quindi ad avere delle informazioni che nel caso dei vigili del fuoco, questo lo devo dire perché faccio il vigile del fuoco, è una cosa fondamentale, perché comprendere, parlando con il richiedente il servizio, che cosa sta accadendo e che cosa inviare è fondamentale. Ecco, immagino quindi lei vada sul terzo punto che voleva mettere sotto accusa, cioè sul fatto che ci sono operatori civili. Sì, no, il mio terzo punto non era questo, era un punto... Avevo immaginato fosse questo. No, era un punto di vista in positivo. Noi stiamo perdendo una importantissima e bellissima opportunità di incrementare l'interazione operativa tra tutti gli attori del soccorso, però qui le vengo incontro perché l'avrei detto comunque, laicizzando e in parte sanitarizzando, perché le regioni poi hanno legato alle strutture di emergenza che avevano già disponibili 118, questa struttura NUE 112, stiamo perdendo un'opportunità importantissima per migliorare l'efficacia e l'efficienza del soccorso in Italia, migliorando l'interazione operativa fra tutti gli attori del soccorso. Questo, peraltro in virtù di leggi che non dicono che dobbiamo fare quello che stiamo facendo, perché intanto chi detiene il NUE 112 è il Ministero dell'Interno, che può darlo in gestione alle regioni, e il motivo per cui dovrebbe darlo è quello del risparmio economico. Non sarà difficile per nessuno vedere che stiamo spendendo un sacco di soldi in più perché creiamo strutture nuove con personale laico che non ha esperienza di soccorso, quando carabinieri, polizia e vigili del fuoco avrebbero potuto e potrebbero ancora impegnare le loro migliori professionalità in termini di anzianità di servizio e di formazione, quindi persone che hanno trascorso una vita lavorativa soccorrendo, per gestire i sistemi NUE come si fa in tanti altri paesi, gli uni a fianco degli altri nella stessa sala operativa e migliorando l'interazione in modo
importante. Anche perché, Inoltre, volevo aggiungere l'Europa, perché questa è una direttiva europea, lo ricordiamo, che è stata introdotta in Italia, e poi il numero è stato introdotto in Italia intorno al 2010, dopo che era stata aperta dall'Europa una procedura di infrazione, e l'Europa non ha obbligato tipologie di numero unico, nel senso sì, il numero unico è uno, che è l'112, ma ha dato libertà di scelta su come introdurre questo numero e a quali servizi di emergenza collegarlo, tant'è che appunto in Europa ci sono situazioni ben diverse l'una dall'altra. Danilo Bono, buongiorno di nuovo. buongiorno. Direttore appunto vicario della sanità in Piemonte, responsabile del coordinamento 112 del Piemonte, ha seguito proprio da vicino il processo di costituzione delle centrali uniche di risposta sia per il Piemonte che della Valle d'Aosta, perché sono insieme se non sbaglio. Lei dice queste accuse e questi attacchi al numero unico sono sostanzialmente infondati. Lo ribadisco e lo ribadisco anche avendo sentito la relazione del collega cacciatore. Lo chiamo collega perché io da 25 anni faccio soccorritore sia sull'ambulanza che sull'elicottero e ora ho cessato per altra attività organizzativa, ma l'ho fatto per 25 anni. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che questo tempo perso è tempo che comunque nelle altre centrali in precedenza, prima del NUE 112, doveva essere impiegato, cioè alcuni dati anagrafici andavano presi comunque, la richiesta dell'utente veniva recepita. Oggi si aggiunge come beneficio il fatto che viene localizzato, cioè la geolocalizzazione dal CED Interforze del Viminale, cosa che prima non era aperta a tutti. Non tutti gli enti potevano, solo le forze dell'ordine potevano usufruire di questo beneficio. Questo sul raggiungimento del target è molto importante. In secondo luogo, il disciplinare, cioè le macrocategorie, non è vero che è sanitarizzato. Il fatto di appoggiarsi sulle tecnologie dei sistemi 118 è stato per un risparmio di risorse, per una rete tecnologica che era molto più avanti rispetto ad altre situazioni. Dal punto di vista delle macrocategorie, se c'è un crollo compete ai vigili del fuoco, Sì. se c'è un incendio compete ai vigili del fuoco. Non c'è il salvataggio nell'incendio che va al 118, viene demandato all'ente competente che è quello dei vigili del fuoco. Quindi la corretta interpretazione di categorie disciplinari condivisi tra tutte le forze in intervento a livello di Viminale, quindi carabinieri, polizia, vigili del fuoco, emergenza sanitaria, ha portato a definire delle situazioni che potranno essere migliorabili, ma ad oggi rispettano quello che avveniva in precedenza. Danilo Bono, la interrompiamo soltanto un secondo perché c'è un ascoltatore che era in attesa da molto. Tra l'altro, Nicola, una cosa che notavo leggendo i messaggi è che per molti ascoltatori, quelli che vivono nelle regioni in cui non c'è il numero unico, ciò di cui stiamo parlando è una novità Cosa assoluta. sconosciuto? Nemmeno lo sapevano. Ricordiamo le regioni in cui è attivo: Esatto. Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Sicilia Orientale e Lazio, Roma, A Sicilia diciamo. orientale Sì, soltanto. al Giancarlo momento. da Terni, scusi la lunga attesa, se ci riesce rapidissimamente ci sono un paio di altri ospiti che dobbiamo sentire. Giancarlo. Sì, buongiorno. A lei. Volevo sottolineare come la scelta del numero unico era destinata all'emergenza di carattere sanitario all'origine, cioè si cercava da tanti anni, da quasi 30 anni, di avere un numero unico europeo per l'assistenza d'emergenza di carattere sanitario. E l'individuazione dell'112 è stata fatta in funzione del fatto che dovesse essere libero quel numero da altri utilizzi. Solo in Italia questo numero era già occupato dai carabinieri, come sappiamo, e questo ha creato quei problemi anche di ritardo nella gestione e nell'attivazione di questo numero. Per Era quanto questo che.
Grazie, grazie Giancarlo. Certo, c'è 112, infatti si chiama 112 e non 112 per non confondere. Per quanto riguarda l'emergenza proprio sanitaria, ha qualcosa da dire il dottor Balzanelli, Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto, presidente della Società Italiana Sistema 118, che è un'associazione che rappresenta i dirigenti e gli operatori proprio addetti ai servizi di soccorso sanitario, che è uno dei maggiori critici del 112, proprio perché lui vorrebbe che il 118 fosse svincolato dal numero unico di emergenza. Buongiorno Balzanelli, dottore. Buongiorno, salute a tutti i radioascoltatori e anche agli ospiti e ai colleghi in particolare che sono in studio. Volevo cogliere l'occasione importante di chiarire che non c'è un antagonismo né da parte mia né da parte della Società Italiana dei Sistemi 118, un'ostativa, una conflittualità o un'antinomia nei confronti del 112, non c'è che abbiamo un 118. Sì, perché ultimamente diciamo i suoi toni sono stati riportati dai giornali in maniera parecchio aspra. C'è un'errata interpretazione che è stata marchiana, completamente fuorviante rispetto ai virgolettati e alle dichiarazioni effettivamente rese, anche perché trattasi di due realtà completamente diverse. Da Vada al punto, che cosa succede? Un center laico che smissa le telefonate, dall'altro abbiamo un sistema per complesso di gestione dell'emergenza sanitaria, quindi delle situazioni ad alta drammaticità, che salva la vita. Uno smista le telefonate e l'altro salva la vita delle persone sul piano sanitario. Quindi sono due pesi e due misure completamente diverse. Non solo, la SIS ha il 5 luglio varato una commissione interna di studio, di approfondimento delle dinamiche, avvalendosi anche dei colleghi, peraltro molto bravi, che lavorano in quelle regioni anche sull'112, affinché vengano studiati i percorsi e ottimizzati i processi. Ciò premesso, la posizione nettamente critica, quindi che confermo, non riguarda l'112 in sé, né il modello del call center laico, che per me va benissimo e come tale può continuare tranquillamente ad esistere per i prossimi 1000 anni. Il problema è diverso, cioè la normativa europea, meglio la decisione europea, perché più che una direttiva è una decisione europea, della introduzione parallela consente agli altri numeri di continuare a vivere nei paesi dell'Unione, come brillantemente riportato da altri paesi, quali per esempio la Francia con il 15. Allora io chiedo che il 118 non venga disattivato, cioè che il cittadino italiano, che non è un turista, che non ha problemi di memoria o di orientamento, possa continuare a chiamare il 118 e trovare qualcuno che risponda, questo è il punto. Perché è necessario comprendere che quando è in pericolo la vita, il processo deve essere il più semplice, il più lineare possibile, il più veloce possibile, ed il doppio passaggio obiettivamente espone non alla certezza, al rischio eventuale di problematiche di allungamento dei tempi, e questo lo dice anche quando si tratta di pochi secondi, perché esatto, giustamente questo lo dice Eurocall Study, c'è uno studio fatto dai più grossi esperti di medicina di emergenza a livello continentale, pubblicato nel 2017, quindi adesso, da European Resuscitation Council, che boccia nella maniera più categorica, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, il doppio passaggio. Quindi fermo restando l'112, che va bene, va benissimo, nessuno si è mai permesso di dire niente, anche perché è governato da colleghi eccellenti, lo sottolineo e mi complimento, e così come nei confronti degli operatori 112, perché non dobbiamo creare allarmismi ingiustificati nella popolazione o sentire quelle aberrazioni allucinanti, il 112 uccide, che sono state attribuite in modo vergognoso ad alcuni miei virgolettati. Io ritengo che il 118 debba essere svincolato, è chiaro la sua posizione, attivo. Il cittadino italiano deve poter chiamare il 118 in caso di emergenza sanitaria. Esatto, perché è chiaro. Un'operazione a costo zero, sì. Perché le centrali operative hanno, come diceva Danilo Bon, reti tecnologiche di altissimo livello, anzi la legislazione italiana prevede che venga implementata la geolocalizzazione anche alle centrali operative del 118, perché le centrali operative non sono un centralino telefonico come l'112, ma sono centri anche di intelligence della chiamata, vengono garantite, derogate real time, in tempo reale, le istruzioni pre-arrivo
Balzanelli, è chiaro, la fermo, mi scusi perché abbiamo pochi minuti ancora di tempo a nostra disposizione e abbiamo un altro ospite che sta aspettando da un po', Livio De Angelis, che abbiamo già salutato, direttore regionale del soccorso pubblico della Regione Lazio, presidente della società italiana Sistemi 118 Regione Lazio, appunto. Buongiorno dottor De Angelis, di nuovo a lei. Allora, le varie posizioni sono state appunto interpretate dai nostri ospiti precedenti. Dobbiamo dire che uno dei vantaggi però dell'112 è anche la, che non abbiamo detto finora, è la geolocalizzazione automatica, che è anche importante. L'112 è attivo nel Lazio nel 2015, però è stato attaccato, è stato messo sotto accusa soprattutto sui tempi medi di risposta, perché a Roma sembra essere quella messa peggio, e poi il tempo è fondamentale, come ci diceva il dottor Balzanelli. Non c'è dubbio, il tempo è fondamentale il tempo di raggiungimento del paziente al target, parlando di 118 con l'amico Mario Balzanelli, è importante il tempo complessivo di gestione dell'evento. Roma è certamente una città, è una provincia faticosa, la mia centrale operativa, il CUR 112 della provincia di Roma, ieri ha ricevuto e gestito 8.486 situazioni di emergenza, capite la mole, no? In un giorno solo, ed è chiaro che questo determina delle importanti differenze con centrali più piccole. In ogni caso bisogna lavorare per abbattere i tempi, ma bisogna soprattutto, ed io questa cosa spero che venga finalmente capita e sostituita ad aride critiche ed anche critiche immotivate, bisogna costruire un sistema dell'emergenza, dei percorsi, delle procedure di interfaccia fra i diversi enti che gestiscono i diversi aspetti dell'emergenza sanitaria, tecnica, le forze dell'ordine. Il 112 rappresenta una grande opportunità non solo per i cittadini, ma soprattutto per gli enti che fanno emergenza. Il 112 rappresenta un servizio per il 118, per il 115, per le forze dell'ordine. È un poderoso strumento che va costruito, va anche personalizzato a livello territoriale, perché no? Ma come spiega allora tutti questi attacchi, anche da parte dei cittadini, perché ci stanno arrivando Le dico sinceramente, io non vorrei che il 112 divenisse un alibi per defiance storiche sempre esistite, perché probabilmente io sono stato direttore del 118 più grande d'Europa per 12 anni e di gestioni di situazioni critiche, di attacchi mediatici ne ho gestiti parecchi, sono gli stessi che ci troviamo a gestire oggi. Oggi abbiamo un interlocutore in più, il 112, che si frappone fra cittadino ed ente del soccorso, ma le garantisco, non è stato inventato ora il contenzioso fra cittadino e sistema dell'emergenza. No, però bisogna capire se funziona o meno. Le dico, è fondamentale nell'emergenza. Ma io credo che funzioni assolutamente, che funzioni molto bene, può funzionare molto meglio, ma certamente va costruito da professionisti che lavorano come me, come i colleghi anche in diretta in questo momento, ma va costruito anche dal cittadino che deve comprendere la nuova tipologia e deve saperla applicare. Non è possibile sentire che il 112 impedisce l'attivazione di diversi enti contemporanei, perché è esattamente concettualmente il contrario. Il 112 è l'unico modo per attivare due enti diversi. Il cittadino prima del 112 chiamava o il 118 o il 115. È chiaro, tra l'altro ricordiamo che dottor De Angelis è comunque in fase di sperimentazione questo numero, perché appunto deve essere diffuso in tutte le regioni, quindi insomma aspettiamo di capire come procede questo processo di operatività del numero. Grazie a tutti gli ospiti, Balzanellis, De Angelis, Cacciatore, Bono, ci torneremo perché è un argomento complesso, quindi grazie a voi, buona giornata Giorgio.